Entra, andiamo giù. Sì, andare giù. Vai, Jingle. Luca? Dov'è? Non so se è dentro. Ciao. Ah, è qua. Sono qua. Non so se è dentro. Ma di a tutti chi siamo. Siamo. No. Cosa vuol dire chi siamo? Va bene, oggi abbiamo due compari di viaggio ai Logical Garden. Una è laggiù in fondo, dispersa nel nulla. Scusate. Ciao a tutti e benvenuti sui Logical Garden. Luca, dimmi dove siamo? Siamo a Gardaland. E cosa facciamo a Gardaland? Andiamo sulle giostre. Quali giostre? Tutte. No, io sono e tu chi sei? Io sono Luca. No, tu sei là? No, la star della giornata. E la Roby è la compagna della star, che è timida però. Abbiamo tutti i pallini per il distanziamento, guardate come la gente li rispetta. Adesso li salto tutti. Devo farlo a saltini? Sì. Ma non ci arrivo a saltare da quali? Ho le gambe lunghe un metro. Sì. Fa piacere. Siamo a Gardaland! Ho finito l'entusiasmo. Ok. È una tristezza perché stiamo entrando da un ingresso secondario. Saliamo direttamente sul treno. Quanti è che sono stati morti a Gardaland finora? Roby, quanti sono i morti a Gardaland? Uno. Due cardiopatici. Possiamo arrivare a 4, 5, 6 se saliamo tutti sul treno in corsa. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Buon lavoro. Grazie mille, caro. Prego. Abbiamo scaricato l'applicazione Coda Rapido, che serve per fare appunto la coda virtuale. Però non abbiamo capito bene come funziona. Vai. Siete pronti? Roby, ci sei? Sono la 100. 100. Ok. Oh, volevo mettere il numero. Chi lo fa? Io 4. Ok. E tu 4 allora. Non serviva il tipo la sincronizzazione come per le spie. Abbiamo liciamente scaricato tutti l'applicazione Coda, anche se in realtà ne serviva uno. Solo perché puoi mettere in coda fino a 6. Fino a 6 persone. Ma noi furbamente con 4 applicazioni abbiamo 4 frazioni. Però bisogna fare gli ingegneri spaziali per calcolare l'orario di arrivo ad ogni applicazione. Esatto. Cioè ad ogni attrazione. Non saranno proprio precisissime, nel senso che ballerà qualche minuto, ma forse. Forse. Ora lo scopriremo. Inquadriamo la star, che oggi è molto timida e riservata, perché è concentrato ad andare a fare i corsari. Quelli che vedi. Tra. Ben... Oh, alzerò le braccia. Addirittura? I corsari! Fai addirittura questo... Sì. Cosa così coraggiosa? Certo! E la Roby alza le braccia? Coda, mi sta dicendo che... le braccia anch'io! Che è il nostro turno! Esatto! Via Coda, che abbiamo due gambe! Sì, ma più tanto che siamo dall'altra parte del parco! Roby ci dà il navigatore! Star, seguici! Attraversi l'Egitto! Star, attraversiamo l'Egitto! E adesso arriviamo lì che c'è il passaggio a livello. Esatto, e arriviamo ai corsari! Attraversando l'intero Egitto, visto che non siamo riusciti ad andare in crociera, attraverseremo l'Egitto a Gardaland. Secondo me c'è più gente in giro, ma per il semplice fatto che non possono entrare a fare le code. Ma io voglio fare il percorso del mago. Ma io sono sudato. Non solo tu, Luca. Ma adesso andiamo a fare i corsari che sono freschi e ci bagniamo. Detto così è brutto. Dopo, ragazzi, l'Ilaria vi darà dimostrazione della salita lì. Sì. Perché è bravissima a salire a cavallo. L'ultima volta si è quasi uccisa e sembrava un asinello che portava un sacco di patate. Siamo andati sui corsari, abbiamo prenotato circa 3 volte perché non siamo arrivati in tempo e adesso manca un minuto e dobbiamo capire cosa fanno ora. Loro attendono.
Sì. Oggi noi staremo qua. Facciamo i corsari. Non ho detto che era la mia giostra preferita, c'è un motivo. Non perché fa bene seduta la giostra, perché è fresca. Ci state? Ci stai? Io sto sperando che la finestra mi lanci dell'acqua. Che per quella rapidina lei era capace di attaccarsi. Perché l'aria è nuova. C'era la mia giostra preferita. Allora, è molto comoda questa app delle code. Roby, vuoi confermare? Sì. Però bisogna aspettare la notifica e che arrivi a zero, se no non puoi passare. Ora potrei alzare un braccio. Oddio, quando è girato. Come mai non ho finito? L'incubo della Jessica e di tutti. Quanto bimbo. Ecco, scendere. Vai, prego, consorte. Grazie. No, adesso mi lavo. Eccola lì. Ilaria bagnata, vuoi dire qualcosa? Sono bagnatissima. Tu Roby vuoi dire qualcosa? Sono bagnatissima. Tipo fradicia? Luca è fradicio? Siamo tutti fradici? E fradici per fradici andiamo a fare fuga d'Atlantide, perché almeno beviamo tutta l'acqua clorata. Ilaria, sei pronta? No, per niente. No, mentre andiamo giù. Sì, andare giù. E la prima è andata, Ila. Dove ti sei attaccata? Era sulla barra? Qua dietro! C'è una barra qua dietro! Ok, abbiamo il video della Ila che muore! Dici, com'è stata la prima discesa? Diteci! Non voglio più farla! Ne prenotiamo un altro? No! No! Però ti giuro che ci voleva davanti quella volta la GoPro, cioè era epica. Quando ho bevuto. Sì, hai bevuto metà piscina. Perché tu adesso vedi quella piccola che hai, cioè, appena quella fatto. Lì. Però io sono consapevole che quella alta che facciamo adesso è quella dietro, che è più alta. Ce ne faremo una ragione e urleremo. Guardate come sono seri, guardano il paesaggio, stanno scegliendo l'arredamento anche. Vuoi scendere qua? Sì, voglio scendere. Cioè, potresti scendere da qua, fai la scaletta. Guardate l'arcobaleno della mia vita, la mia morte. Guarda come va su veloce. Quindi su veloce, giù veloce. Facciamo in fretta. Ma se io chiudo gli occhi, no, non ce la faccio. Urla! Alzi le mani e urli. Ti odio. Siamo pronte? No! Aiuto, non guarderà, vi odio. Grazie, molto gentile. Non diranno con te sicuramente. Grazie. Io non mi sono bagnato. Com'è stato per le tue impressioni? Adesso che non ci sono più discese, vi odio comunque tutti, però meglio. Ok.
Ciao Jessica. Ciao. È la prima lavata della Roby J. Oh, una trolca. Ora lo rifiutiamo, lo accenderemo. Cosa? Lavare quelli davanti. Ma se poi mi lavavo io sono in mezzo. Oddio, che scelta. Perché il mio cavallo non va su? Sì che va su, sì. Quello che va su è quello della roba. Ciao ciao. Siamo in Fantasy Kingdom e lì stanno costruendo il nuovo Lego Aqua Park, Legoland bla bla, che ovviamente proveremo al più presto. Deve essere enorme. Hanno tolto il mio adorato volaplano, la so. Ma vedo che diventerà Legoland anche quello. Diventerà un Lego plano. Mi chiamo Jessica e ho caldo. Lo staff delle code è un casino, ma è molto 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 comoda, perché è più scorrevole la situazione. Però è un casino perché si va un po' di qua, un po' di là. Stiamo battendo un sacco e di Ilaria odia fare le cose a casa e non secondo uno schermo. Se avete notato il mio scatto e il mio si inverte il treno. Hai capito come si moriva? E invece non entreremo. Hanno fatto tornare sulle sbarre. Ok, poi andremo a fare la bellissima monorotaia, così forse così ci riposeremo, perché credo di aver fatto più chilometri oggi che in 15 giorni di ferie. Guardate come sono concentrati. Adesso pensano, stanno decidendo l'arredamento della cucina. Secondo me la cucina è il momento della cucina. Allora, al 1001 abbinerei. No, perché prima vi sentivamo cicciarare e cicciaravate di cose tranquille, no? E allora pensavamo, vi immaginavamo che parlavate. Allora, la cucina l'arrederei. 20:42, io credo. 20:42. Giangola rapido. Ciao bambini, sarete tutti bagnati. Ma non come no, ma vedi che a loro non è entrata l'acqua. Ma dipende come loro. Guarda, guarda anche quei bambini là, perché non lo vedi. Vedi che non gli arriva sul il rinculo. È perché siamo pesanti. È il momento di parlare del morto sulla monorotaia. Forza, raccontaci Luca del morto qua, che capiamo come mai. Comunque c'è stato un morto, abbiamo scoperto, sulla monorotaia. E noi siamo saliti come dei piccoli detective solo per capire. Finalmente perché va molto veloce. Potrebbe travolgere l'intero scuola. Non capiamo dove sia morto questo tizio, perché è stato investito dalla monorotaia. Ma la monorotaia va a uno all'ora. Però vi dici, non c'era scritto dove è morto? No. Però no, si presume no. Nella stazione, perché hanno preso la stazione. Sì, no, penso anch'io. Per raccogliere rifiuti. Ecco. Fate un commento se ne sapete di più. Esatto. O se il morto era vostro parente. Era mia zia. Esatto. Gli avevamo fatto del 92, vabbè, me lo ricordo. Vi facciamo delle condoglianze molto sentite, ma almeno soddisfiamo le nostre curiosità. Ci avevamo fatto lo scherzo ed è morto. Sì, aspetta lì sulla rotaia. È tranquilla che c'hai i sensori. Beh, è vero che si cappotta come niente una monorotaia, eh. Andiamo a vedere le murene. Bellissimo, si là. Finalmente siamo soli sulle Jungle Rapids e la Jessica è già bagnata. Cioè, nel senso, ha già preso l'acqua.
Comunque, ora abbiamo deciso di viverla anche in notturna. In notturna del tutto, sì, non ci si vedrà più, ok. Abbiamo prenotato le 80 giostre già fatte. Esatto, perché siamo riusciti a fare tutto. Direi che questa situazione con le app aiuta a fare molte più giostre in una giornata. Oh mio Dio! Sono anche ben organizzate. Ok, pronti al lavaggio? In 3, 2, 1. Adesso vado sotto la cascata, io già lo so che ci sto andando! Tutta con aria! Ah, vi odio tutti! Vabbè dai, par condicio! Ok! Non riesci che vuole condicio! Ok! E lì la prendo tutta io! Siamo pronti? Ilaria, stiamo facendo un video. Ma sono ancora belle. Non c'hanno 4 gli anni, sono ancora belle. Secondo me è una delle nostre più belle. No, secondo me le più belle sono le canoe. Per me la più bella sono le canoe. Sotto chi tocca? La mia preferita sono i corsari sempre. No, secondo me la più bella sono le canoe. Comunque di sera sono proprio belle. Ah, no, ci fanno uscire dietro il treno. Guarda che arriva il treno, Lulu, eh. Ah, sta dormendo. Come sta dormendo? No. Come stai dormendo? Il nostro autista. Treno. Ah. Anch'io. La capacità di dormire camminando. Io sì. La sfattanza avanza. Abbiamo finito il nostro giro di Gardaland e stiamo tornando alla macchina. E abbiamo anche morte. L'autista. Abbiamo fatto di tutto. E più e più volte. Quindi, grazie per aver seguito il video. Se il video vi è piaciuto lasciateci un mi piace. Consigliamo tantissimo di venire a Gardaland in questo periodo, visto l'applicazione Koda che permette di fare tanto. Veramente tantissimo. Lasciateci un commento se siete stati esatto e come vi siete trovati voi. E iscrivetevi al canale. Assolutamente. Ovviamente siamo sfatte e stanche, ma ce lo ricordiamo. I due ospiti del giardino di oggi vi salutano. Oh. Fate un ciao. Per il giardino è tutto e al prossimo video. Ciao. Ciao.